Ciao a tutti ragazzi, sono Chris68 e siamo qui in un nuovo video. Oggi siamo qui sul mio desktop del computer e oggi andremo a fare una calcolatrice in .watt, programmata in .watt, però senza, purtroppo senza decimali. E andiamo subito a creare il nostro block notice. Lo apriamo e scriviamo subito. Echo, chiocciola, echo. Off. Che questo significa per non far vedere il linguaggio di programmazione che verrà dopo. Andiamo a capo, scriviamo title, per esempio io la chiamo calcolatrice, sì, certo. Vai Chris, no, 68. Andiamo a capo. Io metto un colore. Per i colori basta scrivere per esempio 0B, che a me piace molto, e andiamo a capo. Adesso facciamo due punti calc. Andiamo a capo, scriviamo rem set slash p. Staccato. Andiamo a capo, scriviamo set slash p, operazione uguale. Andiamo a capo, scriviamo set slash a e scriviamo risultato uguale percentuale operazione percentuale. Andiamo a capo e scriviamo ecco il risultato di percentuale operazione percentuale è percentuale risultato percentuale. Andiamo a capo e scriviamo chiocciola pause cosa sbilenca che non so come si chiama però va bene lo stesso null per il comando premere un tasto. No, mi sono dimenticato una roba. Facciamo echo premi un tasto per continuare. E questo è il comando per premi un tasto per continuare. Dopo andiamo a capo e scriviamo l'ultima roba, go to calc. Salviamo con nome sul desktop, calcolatrice in .watt. Infatti bisogna scrivere in, cioè, no, in .bat, così te la salvo come, cioè in .bat, infatti. Facciamo salva. Ed eccola qua la nostra calcolatrice. La apriamo. No, mi sono dimenticato una roba. Facciamo modifica. E qua dovevamo scrivere. Ecco. Scrivi qua sotto l'operazione. Facciamo salva, andiamo fuori, riavviamo e ci viene fuori scrivi qua sotto l'operazione con il nostro bellissimo colore che abbiamo messo. Tipo noi mettiamo 2 più 2, facciamo invio e ci viene
fuori il risultato di 2 più 2 è 4. E poi mi viene fuori, premi un tasto per continuare. Noi premiamo qualunque tasto e ci richiede, scrivi qua sotto l'operazione. E per questo video era tutto e al prossimo video. Ciao!